Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati all'epilogo di questo Prophecy Modding Project. Prima di lasciarvi al video volevo fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono venuti a trovarci allo stand al Modena Nerd, siete stati magnifici. Ovviamente un ringraziamento anche agli sponsor che hanno sostenuto questa serie, quindi Gigabyte, Thermaltake e Intel. Ma il ringraziamento più grande va caricamente per aver spoilerato il vincitore della finale. Siamo qui a Modena per partecipare al Prophecy Modding Project, che è riuscito veramente molto molto bene, ha vinto... Benvenuti su Prophecy per questo evento di chiusura del Prophecy Modding Project. Ce l'abbiamo fatta, anzi gliel'abbiamo fatta. Blink, siamo qua. A ritrovarci tutti insieme. Allora vi diciamo subito che siamo costretti purtroppo per tutta la durata del video ragazzi a tenere in mano, anzi a passarci tra le mani questo gelato, perché c'è un rumore di sottofondo veramente molesto. Fantastico, essendo la finale ovviamente quest'oggi scoprirete chi ha vinto, chi diamine ha vinto dopo tanti episodi, quindi chi è il vincitore di questa prima edizione del PMP. Ha vinto caricamente, no non è vero, sì, lui ha fatto una targhetta fantastica, se vi siete percepito ragazzi andatevela a guardare. No però scherzi a parte, adesso vi spieghiamo un attimo come funziona, perché magari qualcuno si è perso questa questione, la questione della votazione. Allora, voi avete già votato, anzi sta vedendo su schermo quella che è la vostra classifica, quindi il vostro parere. Un'altra parte del voto sarà espressa da noi quattro, tutti insieme, noi quattro, quindi Blink 46, caricamente, Prophecy, daranno un voto tutti insieme. E poi il terzo voto, forse il più importante ragazzi, che viene da un esperto, sarà dato da un giudice cattivissimo. Daniel, tu sei senza dubbio il modder italiano più famoso. Chi ama il modding, chi ama insomma questo mondo qua, ti conosce per forza, quantomeno in Italia. Ma da quant'è che fai modding? Beh, intanto ti ringrazio per i complimenti. Comunque dal 2010 che faccio modding, insomma è un po' impegnativo, però all'inizio magari è un po' dura, però consiglio a tutti di continuare perché è una bella cosa. Ovviamente essendo il giudice del PMP hai già seguito insomma le mod, gli episodi da casa, quindi sai già un pochino come sono, però questa è la prima volta che le vedi dal vivo. Sì, sì, sicuramente da casa li ho visti, però neanche troppo, anche perché è più bello vederle dal vivo e giudicarle dal vivo. Ok, adesso che siamo tutti direi che possiamo andare a commentare queste mod. Noi ancora non sappiamo chi è il vincitore, giusto? Dai, io sono curioso di sapere il giudizio di Daniel, poi vedremo. Sicuramente dal vivo è molto più bella di come l'abbiamo potuta vedere in molte foto, rende molto di più, però il problema secondo me è il liquido, che è troppo scuro, andava fatto più chiaro, andava fatto. Questo è il mio unico punto di vista personale ovviamente. Ci sono queste particolari qua sotto che sono fantastici, proprio hanno reso il case, cioè ha reso Matteo Costa il case tridimensionale, cosa che occupa molto tempo sinceramente. Personalmente da subito, la prima volta l'abbiamo vista, mi è piaciuta la tridimensionalità che ha dato alla macchina, mi è piaciuta di più l'idea. La realizzazione potrebbe essere stata fatta meglio, ma come ha detto anche Matteo, ha avuto poco tempo, è stato anche il primo a consegnarla, quindi assolutamente un'ottima mod, avrebbe bisogno di qualche finitura a mio parere. A me personalmente il tema Egitto piace veramente tantissimo, anche perché sono un appassionato. Di storia era l'unico argomento che mi piaceva di più. Voglio dire la mia, è la mia preferita. Da quando l'ho vista, sì, questa è la mia preferita personalmente. Con tutta la struttura che ha creato, ha inglobato il P5. Le finiture sono ottime e mi è piaciuto proprio l'idea. Tutto ciò che c'è stato dietro, le finiture che ha fatto la ragazza, l'occhio con l'accensione. Ogni singolo dettaglio di questa mod mi è piaciuto. Io faccio il guastafeste allora. La mod è fantastica, premetto. Però andiamo, però, sì, c'è un però. Allora, ci sono piccoli dettagli che io andando a vedere da vicino, ovviamente perché non l'avevo ancora vista da vicino, ci sono dei piccoli dettagli, ad esempio le viti, a me non piacciono. Sono semplici viti da legno, verniciate. Si potevano usare delle viti a brugola, con anche delle rondelle cromate, oro. Insomma, si poteva rifinire un po' meglio.
L'SSD messo così è fantastico, l'abbiamo mantenuto a vista come avevamo detto, il liquido trasparente ci sta benissimo, ci sta. L'unica cosa che a me non piace molto, che è gigantesco, non si vede tanto il P5, il legno poteva essere fatto un po' meglio, anche se però il disegno fatto sul legno è veramente fantastico. Però c'è qualcosa che mi fa dire che non è perfetto, quindi adesso cercherò di valutarlo ancora meglio, visto che siamo qua. E comunque dimenticavo, il tasto d'accensione è veramente bello, quello sicuramente. Per me invece, cioè, vale solo per il tasto d'accensione. Io sto ancora cercando di capire se è più figo questo incastonato o il telecomandino di Warboy. Non sono ancora convinto, però insomma il giudizio mio diciamo che sarà in base a quello alla fine. Questa per quanto riguarda le mod è la più semplice, ma secondo me la è troppo semplice. Cioè preferirei una mod diciamo più con una modifica strutturale, come per esempio questa che è stata tranciata sostanzialmente, è stata una mod più sostanziale, ecco. Semplice, ottimo il wrapping, come già detto, e ottimi i colori. Allora io dico una cosa che mi piace e una che non mi piace, come faccio come Yolanda. Sì, io... Giuro? No, il viola è benissimo, però sarà una cosa, forse sbaglio, però a me sarebbe piaciuto un liquido magari bianco, non so, magari dico una cosa cafona, però il liquido bianco, invece la scritta Frostbite è la cosa che mi piace in assoluto di più di questa mod, per me è fantastica. Questa festa in arrivo. No, comunque come dicevamo prima ragazzi, questa è una mod fantastica per un qualsiasi gamer, cioè è semplice. Il problema qual è? E che diciamo non è all'altezza delle altre, però è tecnicamente perfetta, una wrappatura fantastica. No vabbè, dai, una wrappatura fantastica, colore questo giro mi piace, va bene Kernan? Questo giro mi piace. Le ventole sono sempre le ringhe che con quel colore lì in questa mod secondo me ci azzeccano. L'unico neo è che secondo me non è all'altezza delle altre mod, purtroppo è stata lavorata poco, anche se però come ripeto è una mod fantastica per qualsiasi persona la voglia comprare una roba del genere, secondo me. Questa invece potrebbe stare sulla mia scrivania, ragazzi, ve lo dico. Cioè, la prima volta che l'ho vista, dai, cioè, troviamogli un difetto, modifiche strutturali, colore azzeccatissimo e poi aerografia veramente spaziale, secondo me. Quindi, poi non so... Ci sono delle chicche a volte che fanno sti mod, ragazzi, veramente ci vuole poco, però quel pizzico di inventiva, tipo il taglio sul radiatore. Quanti ci avrebbero pensato a fare una cosa così? Questa a me piace molto, ad esempio, come mod, come l'ha tagliato, come ha predisposto anche l'alimentatore. A me piace molto, soprattutto anche il radiatore sotto. Il colore, vabbè, il rosso è tra i miei colori preferiti, quindi comunque è veramente bella. E poi si può vedere l'arte di Warboy con l'aerografia, è bravissimo, cioè nulla da dire su quello. È veramente bella, guarda, io una piccola critica gliela farei. Avrei illuminato il waterblock, sinceramente, anche lui di rosso, e per il resto direi che è veramente bella. Non avrei altro da aggiungere, sinceramente, magari Blink... Questa mi è piaciuta da subito. Questa ha un livello di rifinitura fantastico. Il fatto di aver tagliato il P5 in quel modo e aver posizionato la tanica non l'abbiamo visto su nessun'altra mod, anche perché come aveva detto è molto duro questo metallo da tagliare, e soprattutto andare a effettuare delle modifiche strutturali così importanti come andare a posizionare il radiatore in mezzo, l'alimentatore posizionato in modo che non si vedano i cavi e comunque mostrarlo, perché così è l'unico modo in cui riusciamo a apprezzare la ventola RGB senza avere i cavi in mezzo o quasi, quindi ha fatto un lavoro fantastico. Ok, questa come dicevo prima comunque è stata una delle mod che strutturalmente è stata tranciata, sostanzialmente inserito lì la tanica, e comunque il risultato è veramente perfetto, anche per quanto riguarda il radiatore, le luci soprattutto, il rosso è diciamo il top per quanto riguarda i gamer, e niente, bellissimo. La milanista? No. No, il colore stavolta è perfetto, è fantastico, ci sta benissimo anche con l'aerografia e col grigio, da paura. La cosa che mi è piaciuta di più di questa mod è che tutti hanno cercato di ingrandire più o meno le dimensioni originali del case, con una struttura più avanzata, magari più grande. Questa invece in realtà è forse più compatta, però comunque risulta tridimensionale perché la puoi vedere anche dalla parte insomma posteriore, ed è fighissima nonostante sia anche
più compatta e più piccolina delle altre, quindi magari la metti sulla scrivania e occupa anche meno spazio. Ragazzi, purtroppo una brutta notizia da darvi: l'ultima mod non ce l'ha fatta. Come potete vedere, siamo qui a fianco Aurora ed è spenta. Durante il trasporto è morta e noi, per sicurezza, per evitare di rovinare altro, abbiamo deciso di non accenderla. Però vogliamo ricordarla luminosa come l'abbiamo vista in video. Ok Aurora, ok che sei spenta, va bene tutto, ma a me... No ragazzi, a me non è mai piaciuta, ve lo dico, cioè... Anzi, ringrazio Paolo, è stato carinissimo quando abbiamo registrato l'episodio in trasferta a Reggio, perché è stato veramente simpatico, carino, però non lo so. Qui dobbiamo dare pure un parere alle mod in base a quello che pensiamo. A me questa non piace, non mi piace come concept. Una cosa che a me sta veramente antipatica è questa plastica qui in basso. Cioè, stona col resto, almeno quantomeno se fosse stata opaca o satinata sarebbe stata molto meglio. Sono troppo cattivo nel giudizio, ma... perché poi è accesa, è bella, come si vede dalle riprese, rende, accesa, fa un certo effetto. Io quando l'ho vista in foto per la prima volta ho detto wow. Poi l'ho vista dal vivo, l'ho confrontata con le altre e devo dire che, secondo me, è nettamente la peggiore. Beh, anche io devo dire che purtroppo ci sono molte problematiche. Allora, la base, l'idea è bella, solo che rapportata con tutto il case è troppo grossa, e soprattutto anche la placca superiore, bella l'idea, però è troppo alta, andava fatta più bassa. Già il P5 è veramente gigantesco e così l'ha fatto diventare ancora più gigante, però senza riempirlo, quindi lo valuto anche un po' vuoto qua. Anche se però, come diceva Kernan, da acceso con le luci l'idea è diversa, diciamo, è molto più bellina. Secondo me questa... Non voglio dire che non è una mod. Mi piacciono molto questi due elementi qui, per quanto riguarda anche l'illuminazione con l'intaglio sul plexiglass eccetera. Però per quanto riguarda il resto della mod, secondo me è un P5 montato normale. Vabbè ragazzi, abbiamo viste tutte. A questo punto ci riuniamo un attimo e diamo insieme il giudizio finale. Dai raga, direi che intanto due mod possiamo già escludere. Rimangono tre. Sì, anche secondo me. Ci sta. Sì. Io la mia idea me la sono fatta, adesso non so voi quattro. Noi ragazzi adesso andremo a dire i nostri voti, il nostro voto diciamo da youtuber. Allora, Moonart 4, Aurora 3, Redcore 4,5, Pyramid Oak 4,5, Purple White 4. Allora, i voti per me, che non me ne ricordo più, grazie. Non sai neanche tu. Ma sì che li so, dai, allora. Tieni, così vi dimostro che li so. Peccato. Io ho dato 5 alla mod di Warboy e 5 alla mod di Jimmy, San Jimmy. Poi le altre arrivano a scalare. 4 a Moonart e ho dato comunque 4 a Frostbite, che comunque l'ho premiato. Però purtroppo il nostro amico Paolo, io gli ho lasciato un 3. Mi dispiace purtroppo per la mod. Quindi ragazzi, alla fine, tirando le somme, quelli che hanno decretato il vincitore siete stati proprio voi. Per una virgola, per pochissimo, ha vinto Redcore di Warboy. Facciamo entrare i due che sono arrivati lì alla vittoria. Alla fine Warboy ha vinto per veramente pochissimo. Comunque complimenti a entrambi, avete fatto due macchine fantastiche. Personalmente è stata una grande opportunità, sono stato felice che in Italia sia stata creata questo tipo di iniziativa, perché è proprio unica. E anche io volevo ringraziare tutti voi che ci avete dato questa opportunità per far vedere quello che facciamo con la passione, davvero, e grazie a tutti. Bene ragazzi, non so se sono sparito dal quadro per un attimo, ma fa niente, altra cosa importante, insomma, altro momento simpatico di questa finale, la targhetta che ha fatto caricamente. Vi lasciamo il link in descrizione del video, sì, un po' di pubblicità, tanto perché abbiamo più iscritti di te, salvo, no, scherzi a parte. Perché ha fatto un video su come ha costruito questa targhetta, è stata una cosa al volo ragazzi della serie, salvo, ma ti va di moddare una targhetta così al volo? E in pochissimo tempo
caricamente ha tirato fuori questo piccolo capolavoro. Un voto da 1 a 5 alla targhetta? No, 5 sicuramente. 5. Può essere picchiato dopo. No, è veramente fantastica, infatti. Che verrà consegnata a questo punto a Warboy. Applauso. Va bene ragazzi, un grazie ancora agli sponsor, ovviamente, che hanno permesso tutto questo. Esatto, Gigabyte, Armatec e Intel di questa prima edizione, diciamo in versione beta. Ci sono tante cose ancora che si possono fare, però devo dire che come prova, come test, ragazzi, le mod secondo me sono state una figata. Al di là della votazione del vincitore, tutti i modder, ragazzi, hanno fatto secondo me un lavoro bellissimo. Io non mi aspettavo veramente delle creazioni così fighe. Quindi non lo so, io sto perdendo la voce come Blink. Parlate un po' voi. Boh, Twister, il giudice è cattivissimo. Facciamo dire l'ultima parola a lui. Cattivissimo, è stato il più buono. Sì, infatti, a sta storia, il giudice più cattivo ha dato 5 a tutti. Ha dato 5 pure a me che non ho fatto manco una mod. Però vabbè, pure la targhetta di caricamento ha dato 5. Quindi, esatto. Niente ragazzi, lasciate un bellissimo mi piace se vi è piaciuto il video. E niente, da questa edizione, speriamo ce ne saranno altre di Prophecy Modding Project. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.